Cominciamo puntuali, forza. Allora, sono trascorsi 2 anni da quando abbiamo lasciato questa splendida sala a causa del Covid. Abbiamo fatto sì degli incontri anche all'esterno quest'estate, li abbiamo fatti anche l'anno scorso, però è solo adesso che riusciamo, diciamo, e siamo tornati in questa splendida sala di stretto. Grazie anche all'impegno degli amici della biblioteca, innanzitutto all'impegno di Sorcandello Peridi e delle amiche Sabrina e Maria. Dico l'impegno intanto loro e ringrazio ovviamente la dirigente della cultura, dottoressa Giovanna Pace, il sindaco, però il lavoro poi vero, reale, è quello che fanno gli amici presenti sempre, sono loro che assicurano l'apertura di questo spazio e lo hanno assicurato e lo assicureranno non solo per Anassilaos ma anche per altre associazioni che qui saranno presenti, dal CIS al Reggio Emilia. Questo vi fa capire anche un impegno quasi settimanale e quotidiano, quindi sono loro veramente gli eroi di questa riapertura culturale della biblioteca e non cesserò mai di ringraziarli veramente di cuore. Ripeto, è un dolce e gradito ritorno, noi non potevamo tornare qui che con un altro relatore a noi amico, il professore Antonino Romeo, che ci accompagnerà con una serie di conversazioni che riguardano la storia contemporanea del nostro paese, una storia importantissima perché da questa storia noi possiamo capire quello che siamo stati, quelli che siamo e in qualche caso, nel bene e nel male, quello che saremo e potremmo divenire. Quindi prima però di dare la parola al professore Romeo, siamo venuti ad ascoltare lui, do la parola al dottor Carmelo Peridi, direttore responsabile della Biblioteca di Nava. Grazie, grazie al dottore Stefano Pierfrida per le bellissime parole che ha dato al nostro impegno. Non ci sentiamo noi, siamo soltanto al servizio della città e della cultura. Cerchiamo in qualche modo di sopperire magari la mancanza di personale, tanti fattori che ci sono all'interno dell'amministrazione, comunque siamo sempre presenti e cercheremo di essere sempre presenti anche noi. E io saluto anche il professor Antonio Romeo, che ho il piacere questa sera di conoscere, e poi dopo il suo intervento sarò più ricco anche interiormente, cioè che conoscerò magari la storia, qualcosina che magari non ho studiato oppure non ho avuto tempo di poterle approfondire. È un ringraziamento a tutte le associazioni che si sono fino adesso sono arrivati a chiedere di poter far vivere la cultura in città. Cioè, questo deve essere, dovrà essere un punto di riferimento per la cultura regina e sarà un punto di riferimento per tutte le associazioni che richiederanno la possibilità di poterlo fare. Comunque buon lavoro, ascoltiamo il professore Romeo perché questo è importante, il testo del manifesto editore è una pagina veramente di partigiani all'interno, cioè nel periodo fascista, che vengono mandati in un'isola, l'isola editore, insieme ad altri per quanto riguarda anche politici di altre estrazioni. Prego, professore. Buonasera, grazie a tutti voi che siete qui presenti, grazie ovviamente a chi ci ospita con tanta cortesia.
Come tante altre volte nel corso del tempo, questi nostri incontri prendono spunto dagli anniversari che il calendario via via ci propone. In questo caso, l'80° anniversario del manifesto per una Europa libera e unita. Questa è la denominazione ufficiale di quello che poi viene comunemente chiamato e conosciuto come Manifesto di Ventotene e che è punto di riferimento imprescindibile e ineludibile per ogni discorso sull'integrazione europea. Fu elaborato appunto nell'agosto del 1941 da Eugenio Colonni, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, che erano confinati a Ventotene proprio per il loro costante e deciso impegno antifascista. Il documento quindi nasce dalla intelligenza e dalla passione di questi tre uomini, ma deve molto anche alle donne che vivevano accanto a questi personaggi. Penso ad Ada Rossi, la moglie di Ernesto, a Gigliola e Fiorella Spinelli, le sorelle di Altiero, e soprattutto a Ursula Eastman, la moglie di Eugenio Colonni, una giovane donna tedesca di origine ebraica che era al centro di una fitta rete di relazioni e di amicizie nell'ambito della non ancora completamente estenuata cultura democratica europea. Queste donne non erano confinate nell'isola di Ventotene, però andavano a trovare i loro congiunti e in quell'occasione, 80 anni fa, riportarono poi sul continente il testo del manifesto che era stato pazientemente, diligentemente ricopiato sulle cartine delle sigarette, poi nascoste nelle spalline dei vestiti di queste donne o nel sottofondo di una cassetta, e fu così che il manifesto cominciò a circolare clandestinamente in Italia. Dopo la caduta del fascismo, Rossi e Spinelli nell'agosto del 1943 fondarono a Milano il Movimento Federalista Europeo, che al manifesto di Ventotene faceva riferimento costante e puntuale. Colonni, da parte sua, divenne un protagonista della resistenza a Roma e in questa veste provvide nel gennaio del 1944 a stampare e diffondere il manifesto stesso. Pochi mesi prima di essere individuato e ucciso dagli uomini della famigerata Banda Koch il 28 maggio del 1944. 7 giorni dopo sarebbero arrivati a Roma gli alleati. Quindi, come vedete, il manifesto si colloca bene all'interno di uno scenario preciso ed è appunto a questo contesto storico-ambientale che voglio fare riferimento in questa prima parte del mio discorso, partendo proprio dal luogo e dalla data di elaborazione, 1941. Ventotene, come sapete, è una delle tante piccole isole che punteggiano il nostro mare, come Ustica, Lipari, Favignana, Lampedusa, Pantelleria, Ponza, Le Tremiti, e in queste località minuscole, così come in tanti sperduti paesi del mezzogiorno continentale, il fascismo confinava i suoi oppositori, sperando in questo modo di spezzarne la tempra morale, disancorandoli dal loro ambiente, strappandoli ai loro affetti, alle loro professioni, ai loro amici, e pensando soprattutto di neutralizzarli e renderli inoffensivi, proprio impedendo ogni rapporto con il resto della comunità nazionale. Mai calcolo fu più sbagliato di questo. Per motivi anche logistici, semplici, ad ogni confinato, nel momento in cui raggiungeva la sede a cui era stato destinato, veniva consegnato un libretto che conteneva 26 prescrizioni che avrebbe dovuto seguire. Due di queste prescrizioni, la numero 22 e la numero 23, riguardavano l'obbligo
che ogni confinato aveva, di astenersi da ogni attività politica. Ovviamente fu la più trasgredita delle regole e per motivi facilmente comprensibili. Prendiamo il caso di Ventotene, circa 2 km² di territorio. E alla fine degli anni 30, a Ventotene, in quei 2 km² si trovarono a vivere, a contatto non sempre facile e sereno di gomito, si trovarono a vivere persone che nella politica avevano fatto la loro ragione d'essere, la loro ragione di vita: Giuseppe Di Vittorio, Luigi Longo, Camilla Ravera, Umberto Terracini, Mauro Scocimarro, Pietro Secchia per i comunisti, Riccardo Bauer, Ernesto Rossi e Nello Trapani per Giustizia e Libertà, Sandro Pertini ed Eugenio Colombi per i socialisti, Bassanese per i repubblicani, qualche anarchico come Giobatta Domaschi, e anche Altiero Spinelli, che era stato comunista e poi si era allontanato dal Partito Comunista d'Italia proprio in ferma polemica con le scelte politiche di Stalin. E questi personaggi chiusi in Silbrede Sponda non potevano fare, privi di ogni attività lavorativa, di ogni altro impegno, non potevano fare altro che discutere di politica. Se nel resto d'Italia si diceva qui si lavora, non si fa politica, in queste piccole isole si faceva invece politica per sopravvivere, per avere ancora un qualche elemento di attaccamento alla vita. Non solo, ma questa sorta di statuto speciale venne in qualche modo riconosciuto anche dal regime stesso. Pensate che nel 1937, in piena orgia saraciana, fu imposto agli italiani l'obbligo del saluto romano nei luoghi pubblici. I confinati protestarono perché pensavano di aver acquistato a caro prezzo il diritto a una certa autonomia di comportamenti, e alla fine fu loro riconosciuta la facoltà di non rispettare questo obbligo. Nel luglio del 38 l'allora capo della polizia Arturo Bocchini mandò una circolare interna per confermare che l'obbligo del saluto romano non riguardava i confinati. Quindi voglio dire che paradossalmente il confino fu l'unico posto d'Italia dove c'era una certa libertà di parola e di elaborazione culturale. E poi interessante l'anno, siamo nell'agosto del 1941, si conclude il secondo anno di guerra e si conclude con uno scenario tragico per ogni coscienza democratica. L'Europa tutta, quasi tutta l'Europa, è sotto il controllo delle truppe dell'asse, sostanzialmente della Germania, perché l'Italia è un partner di assoluta e quasi insignificante minoranza. Dalla Francia ai Paesi Bassi, dalla Norvegia alla Danimarca, alla penisola balcanica, alla Grecia, e da qualche settimana anche l'Unione Sovietica, il 22 giugno del 41, era stata invasa e le truppe della Wehrmacht sembravano poter avanzare verso Mosca senza incontrare alcuna resistenza. Bene, in questo momento così difficile, nell'ora più buia della storia d'Europa, e in una piccola isola, minuscola, sperduta nel mare, lì dove non c'erano punti di contatto con altra gente, bene, in questo momento così particolare, in questo luogo così isolato, ecco questi tre uomini che si proiettano nel futuro e cercano di costruirlo nel modo più lucido e appassionato possibile. Ed è questa la prima lezione da trarre. La storia, è vero, è condizionata da fattori oggettivi, da forze strutturali che certe volte ovviamente si impongono, ma non dimentichiamo che è storia di libertà, come diceva Croce, nel senso complesso e complessivo del termine. Storia di libertà perché è costruita in base alle nostre scelte, che sono sempre libere, possono essere sempre libere. Nessuno mai, neanche nella piccola isola del Ventotene e neanche quando tutto il resto dell'Europa è sotto il tallone nazista, nessuno può impedire all'intelligenza e alla passione umana di elaborare scenari diversi di libertà. Quindi storia di libertà nel senso delle scelte individuali che possono essere libere, storia di libertà perché, come la vecchia talpa di cui parlava Marx, la storia cammina e
riesce a rintracciare percorsi particolari che portano sempre ad esiti di maggiore libertà. Dicevo, il contesto è quello della guerra, certamente, e però questi tre personaggi hanno tutto un terreno culturale di riferimento, non è che improvvisano il loro progetto dal nulla sulla base soltanto delle loro felicissime intuizioni. C'è tutto un discorso di ampio e lungo respiro che riguarda la costruzione dello Stato sovranazionale, un discorso vecchio di secoli. Io qui non ho intenzione di ripercorrere tutto questo percorso plurisecolare, ma è dal 300 che già si parla di costruire uno Stato sovranazionale in Europa. La formazione dello Stato della Monarchia Nazionale in Francia e dei comuni in Italia aveva portato al declino dell'impero come entità sovranazionale, e quindi si era cercato di individuare una soluzione alternativa. Nel 308 era stato Pierre Dubois a immaginare una soluzione sovranazionale nel suo De Recuperazione Terre Sante, e pochissimi anni dopo, tra il 310 e il 313, Dante scrive il De Monarchia proprio per individuare uno scenario sovranazionale entro cui inserire la vicenda italiana e anche la sua personale vicenda umana. E tuttavia voi sapete che poi la storia europea, anziché raggiungere questo obiettivo, sarà costruita sul concetto dell'equilibrio fra nazioni e direi centri di potere, fra stati e centri di potere. Un equilibrio difficile da raggiungere quando questi soggetti da equilibrare hanno peso diverso, diversi appetiti e mezzi diversi per raggiungere il loro obiettivo. E comunque il discorso sulla entità sovranazionale acquista una maggiore concretezza nell'era moderna. C'è una data che è un punto di riferimento, un termine a quo da cui non possiamo prescindere, è il 1795, quando Immanuel Kant pubblica quel suo saggio Per la pace perpetua. Attenzione che non si tratta di una esercitazione letteraria o retorica, di un discorso utopistico vagamente irenico. L'opera si colloca perfettamente al centro di tutti gli scritti kantiani, viene dopo le grandi opere sulla logica ed è contemporanea agli scritti sull'etica, quindi si colloca ben dentro l'attività di ricerca di Kant, il quale, con ovvia e straordinaria coerenza logica, sviluppa una tesi molto chiara. Gli uomini, dice Kant, hanno superato la loro socievole insocievolezza nel momento in cui hanno individuato un soggetto a cui delegare la soluzione delle loro controversie. Si è superato lo stadio della guerra di tutti contro tutti nel momento in cui si è affidato allo Stato il compito di dirimere le controversie, e allo Stato anche il monopolio dell'uso della forza e degli strumenti di costrizione. Bene, se sul piano interno si è arrivato a questo, lo stesso metodo deve essere applicato sul piano internazionale. Bisogna costruire una entità sovranazionale, perché soltanto in questo modo si possono dirimere le controversie tra gli Stati e si può arrivare a pace perpetua. Ecco, questo Stato sovranazionale deve avere tre caratteristiche. Deve essere una repubblica, attenti che Kant non usa il termine nel senso istituzionale, repubblica può essere anche una monarchia, ma repubblica nel senso democratico. Ecco, deve essere uno Stato democratico, deve essere uno Stato inclusivo, che non escluda nessuno, che sia cosmopolita nel suo afflato, e deve essere federale. Ecco, questo è un punto un po' ambiguo nel linguaggio di Kant, che usa alternativamente Volkerbund e Volkerstaat, cioè federale e confederale. E però erano passati pochi anni, meno di 10 anni dalla emanazione della Costituzione americana federalista per l'impulso di Alexander Hamilton, ecco, e quindi è il federalismo la scelta verso cui si orienta Kant. Quindi punto di partenza è quello. Poi l'Ottocento avrà altri obiettivi, l'Ottocento si dedica più alla costruzione dello Stato nazionale, ma non mancano anche nel corso dell'Ottocento pensatori che a quell'obiettivo dedicheranno la loro riflessione, anche nel nostro ambito nazionale, nel nostro
ambito nazionale, Mazzini, sia pure in termini molto vaghi e direi generici, come spesso capita a questo pensatore pure così illustre e importante, Cattaneo, che vede il federalismo come strumento per costruire lo Stato nazionale in Italia e poi da espandere ed estendere anche all'estero, Pisacane, che vedrà nel comune l'entità centrale di riferimento e quindi anche lui svilupperà questo concetto del federalismo, ma anche sul piano europeo, i socialisti come Proudhon, come Bakunin, pensatori di grande rilievo e fascino come Vittorio Hugo, che nell'agosto dell'849 terrà un appassionato discorso esaltando la prospettiva dell'Europa da costruire. Ma il discorso sull'Europa acquista una sua concretezza storica, cogente e suggestiva, nel Novecento dopo la Grande Guerra. E non per caso direi, perché la Grande Guerra aveva segnato il declino dell'Europa. L'Europa si era svenata, dissanguata sui campi di battaglia, l'Europa aveva perso la sua centralità politica, la guerra si era risolta dal punto di vista militare con l'intervento degli Stati Uniti, ma anche la pace era gestita dagli Stati Uniti in modo confuso, magari, in modo che poi gli storici hanno giudicato ambiguo e dilettantesco, e però era gestita da Wilson e dagli Stati Uniti. Ecco, quindi l'Europa aveva perso la sua centralità politica anche dal punto di vista plastico. I grandi protagonisti della storia del mondo dopo la Grande Guerra cominciano ad essere gli Stati Uniti da un lato e l'Unione Sovietica dall'altra, che è uno Stato solo molto parzialmente europeo o non completamente europeo. E infatti negli anni fra le due guerre nascono opere e suggestioni che veramente portano ad individuare una strada che possa concludersi nella costruzione europea. Penso per esempio all'opera dell'ungherese Richard Nikolaus Kudenome Kalergi, ecco, che nel 23 scriverà Pan Europa, sarà anche questo il nome di un movimento politico da lui fondato, che avrà largo fascino, larga eco, anche per delle soluzioni, come dire, spettacolari, che indicherà l'inno alla gioia, sarà da lui individuato come momento di sintesi delle speranze e dei sogni dell'Europa, ed è sulla base delle intuizioni di Kalergi che nel 29 Aristide Briand davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite pronuncerà quel famoso grido di battaglia: unirsi o perire. Ecco, unirsi o perire, proprio perché non sembravano esserci all'orizzonte altre prospettive per superare la crisi dell'Europa. Ma io direi che negli anni fra le due guerre, quelle che hanno maggiormente contribuito a dare concretezza e spessore alla prospettiva europea sono gli economisti. L'economia è considerata la scienza triste, e forse lo è nel momento in cui gli economisti si appiattiscono sull'econometria, ecco, su quei progetti che sono sicuramente ricchi di senso, dire, matematico, ma non riescono a conquistare il cuore e le intelligenze perché mancano di addentellate alla vita. Quando gli economisti hanno anche sapienza storica, e allora viene fuori qualcosa di estremamente interessante. È il caso delle conseguenze economiche della pace di Keynes, che non si interessa di Europa in modo preciso, però in filigrana lo si legge questo concetto. Quando invita a non realizzare una pace cartaginese, una pace di punizione nei confronti della Germania. Perché? Perché se non si integrano le economie, se non si consente all'economia tedesca di rientrare nel novero dell'economia europea, non ci potrà essere pace duratura. Ecco, lì il discorso è anche di Nitti nel suo libro su Europa senza pace, questo è il titolo. E direi che in questo contesto le voci che vorrei suggerirvi di approfondire sono quelle di alcuni studiosi inglesi. Gli inglesi non amano la prospettiva europea, come ben sappiamo,
anche quando la consigliano, come farà Churchill, la consigliano agli altri, agli europei del continente, per se stessi riservano un ruolo di osservatori esterni, però è vero che con la loro cultura intrisa di pragmatismo sanno individuare i punti giusti su cui insistere. E per esempio negli anni 30 noi abbiamo alcuni contributi inglesi estremamente interessanti, per esempio Philip Kerr, che dopo la guerra era diventato Lord Lothian, scrive un'opera, La prevenzione della guerra, in cui afferma proprio questo: la guerra, e lo abbiamo sperimentato, lo abbiamo visto, dice l'autore, è stato l'elemento con cui gli stati hanno compattato le opinioni pubbliche. Nella società di massa la guerra è un potente fattore di coagulazione nazionale. Bene, dobbiamo fare in modo che la pace diventi un fattore altrettanto forte per realizzare questo ricompattamento di un'opinione pubblica altrimenti dispersa e direi troppo individualistica. Ecco, e la guerra, quindi la pace come elemento antitetico al compattamento dell'opinione pubblica in termini bellicistici. Ma fa un altro discorso Lord Lothian, esaminando la storia passata. La democrazia assembleare è stata la soluzione con cui si è superata la frammentazione della polis. La democrazia rappresentativa è stato lo strumento con cui si è creata democrazia negli stati nazionali. La democrazia federale è lo strumento con cui si può realizzare una democrazia all'interno di tutti gli stati nazionali, non del singolo. Quindi un'analisi storica completa attraverso le varie epoche della storia. Ed è interessante il contributo di un altro inglese, Lionel Robbins, che era il direttore della London School of Economy, ecco, il quale nel 1939 pubblicò un testo sulle cause economiche della guerra, testo tradotto in Italia proprio da Altiero Spinelli, e aveva scritto anche un altro testo di grande importanza sulla programmazione economica e l'ordine internazionale, in cui affermava esplicitamente che dopo la crisi del 29 e successivi si era ben capito che bisognava orientarsi verso la programmazione. Il laissez-faire non andava più bene, insomma, quel laissez-faire che era stato un momento fondamentale di altre epoche storiche non andava più bene. Ecco, bisognava programmare. Qual tipo di programmazione? La pianificazione staliniana aveva dei limiti chiarissimi a tutti già in quel momento. La programmazione più democratica, mio dire, era efficace per tanti versi e tuttavia si applicava soltanto sullo scenario nazionale. Bisognava programmare e integrare le economie, su scala più vasta, se si voleva raggiungere un risultato di crescita complessiva per il continente. Quindi la programmazione economica come strumento per realizzare assetti più solidi e più sicuri. Vedete che dunque sì, lo scenario della guerra, l'isolamento nella piccola, minuscola isola di Ventotene, e tuttavia c'è tutto un, come dire, un retroterra culturale a cui questi nostri personaggi si sono richiamati. E passiamo appunto alla valutazione di questo manifesto, il quale si articola su quattro capitoli. Il primo di questi quattro capitoli contiene una splendida analisi sulla storia recente della civiltà europea, la quale, dicono Polonni, Rossi e Spinelli, si è orientata negli ultimi decenni, alla fine del Settecento in poi, insomma, si è orientata verso la costruzione e il raggiungimento di due obiettivi, vale a dire libertà e autonomia. Libertà e autonomia nel campo politico, nel campo sociale, nel campo culturale. Nel campo politico questo desiderio di autonomia, dicono i nostri tre, si è estrinsecato nel corso dell'Ottocento
con la costruzione dello Stato nazionale. Lo Stato nazionale come garanzia di libertà e di autonomia. Autonomia dallo straniero, dominatore, ma anche come momento fondamentale per consentire all'opinione pubblica nazionale di crescere in responsabilità e partecipazione. Sul progetto della libertà nazionale si sono convogliate speranze ed energie di tanta parte dell'opinione pubblica nazionale. Quindi lo Stato nazionale come elemento di libertà e di autonomia. All'inizio dicono i nostri tre pensatori, all'inizio perché? Perché poi nel corso dell'Ottocento lo Stato nazionale si è trasformato in qualcosa di diverso, è diventato militarista, è diventato aggressivo, è diventato escludente, e non per caso, pensate una cosa, su quale base è stata costruita l'idea di nazione? Quali sono state le figure profonde a cui si è fatto riferimento? La patria madre comune, che in quanto madre chiama a raccolta i figli, ricordando loro che hanno lo stesso sangue, che nascono sulla stessa terra, ecco, sangue, terra, figli, è un concetto che può essere anche suggestivo ed esaltante in un qualche momento, ma che alla lunga diventa escludente. Tutti quelli che non hanno lo stesso sangue, che non sono nati sulla stessa terra, non possono essere accolti all'interno dello Stato nazionale. Ma è un concetto di cui non è sempre agevole vedere la potenziale negatività, ma è una negatività che va accolta e approfondita. D'altra parte è vero, storicamente è vero, che lo Stato nazionale divenne ben presto Stato per la nazione, che esclude chi non è figlio di quella terra e che si trasforma facilmente in Stato militarista e aggressivo, per rimanere nella nostra storia nazionale. Poco più di 20 anni dopo il raggiungimento dell'Unità d'Italia, noi abbiamo operato per togliere libertà e autonomia agli africani del Corno d'Africa. Eppure avevamo detto ogni gente sia libera e vera della spada di lingua ragione. Ecco, l'avevamo detto, ogni gente sia libera. E poi però ce ne siamo, dopo poco più di 20 anni, ce ne siamo bellamente dimenticati, non siamo stati soli, per carità. Quindi lo Stato nazionale, dicono Colorni, Rossi e Spinelli, si è trasformato in Stato nazionalista e aggressivo, e alla lunga, nel momento in cui si è creata la società di massa, per controllare questa società di massa atomizzata, si è trasformata in Stato totalitario, in cui tutto è finalizzato alla potenza dello Stato. Tutte le energie devono convergere verso la guerra. Il giovane deve affiancare al libro il moschetto, ecco, per prepararsi alla guerra. I bambini giocano già col fucilletto di legno. Le donne sono fattrici per generare soldati futuri. Ecco, quindi lo Stato totalitario. Dallo Stato nazionale siamo arrivati allo Stato totalitario, dunque. È nato come fonte di libertà e di autonomia, si è trasformato nel suo esatto contrario. Ma, dicevo, l'analisi riguarda anche altri due settori, quello dei diritti e della cultura. Ebbene, all'inizio lo Stato nazionale ha favorito il raggiungimento e l'estensione dei diritti civili, l'eguaglianza di fronte alla legge, il diritto al suffragio elettorale progressivamente allargatosi, ma quando ai diritti di prima generazione si sono affiancati quelli di seconda generazione, i diritti sociali, allora le cose sono cambiate, si è chiusa la porta ad ogni evoluzione e si è chiesto allo Stato, autoritario prima, totalitario dopo, si è chiesto allo Stato di bloccare l'estensione di questi diritti. Ecco, la storia del Novecento ce lo ha fatto drammaticamente vedere. Ecco, nel momento in cui le masse più diseredate hanno chiesto di accedere ai diritti di democrazia sostanziale, sono state rigettate indietro con
dei compensi puramente retorici e vaghi, appunto la grandezza della nazione, la grandezza della patria e la guerra da vincere. Ma anche sul piano culturale c'è stata questa involuzione, perché la civiltà moderna si è affermata come garante di spirito critico, di libertà di giudizio, e siamo arrivati alla oscenità del razzismo, dicono loro, cioè hanno ragione, direi anzi che hanno straordinariamente ed eccezionalmente ragione, perché del razzismo si accorgono Spinelli, Rossi e Colorni lì nella piccola isola di Ventotene, ma guardate che è un tema assolutamente trascurato in altri settori della politica democratica dell'epoca. La resistenza europea, la resistenza italiana al razzismo dedica poco spazio alla lotta contro il razzismo, e come sapete altre agenzie educative, le chiese in primo luogo, sono sostanzialmente indifferenti quando non complici attive di questa politica razzista, insomma. Quindi vedete, l'analisi nel primo capitolo riguarda la involuzione dello Stato nazionale. È nato per realizzare autonomia e libertà, si è trasformato pian piano nell'esatto contrario. Come uscire da questa situazione? E questo è il tema del secondo capitolo. Basta la sconfitta della Germania? È necessario indubbiamente, insomma. Ma non è sufficiente. Non è sufficiente se poi si ritornerà nuovamente a ragionare in termini di Stato nazionale. Perché se dovesse riaffiorare questa prospettiva dello Stato nazionale, troveremo gli stessi temi di prima: il nazionalismo, l'esaltazione della potenza nazionale, la competitività fra gli Stati, quello che sotto la forma dell'orgoglio nazionale tende a tacitare ogni altro diritto. Hanno ragione, possiamo dire, osservando gli sviluppi successivi della storia, se pensiamo che l'Italia sconfitta dopo la Seconda Guerra Mondiale fece mille resistenze prima di abbandonare le sue colonie, non certamente l'Etiopia, ma si volevano mantenere la Libia e l'Eritrea perché prefasciste e perché, come disse Croce, erano state conquistate col sangue degli italiani, come se gli africani avessero versato chissà acqua fresca, ecco, durante le guerre di oppressione che noi avevamo esercitato lì, insomma. Quindi questa presa del sentimento nazionalistico è molto forte in qualunque momento, e fanno bene i nostri a sottolinearne la pericolosità. Quindi non basta sconfiggere la Germania, condizione necessaria ma non sufficiente. E allora che cosa bisogna fare? E questa è la parte più interessante del documento. La linea di divisione fra i partiti progressisti e i partiti reazionari cade non lungo la linea formale della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da istituire, ma lungo la sostanziale nuovissima linea che separa coloro che concepiscono come campo centrale della lotta quello antico, cioè la conquista e le forme del potere politico nazionale, e che faranno magari involontariamente il gioco delle forze reazionarie, e quelli invece che vedranno come compito centrale la creazione di un solido Stato internazionale che indirizzeranno verso questo scopo le forze popolari e, conquistato il potere nazionale, lo adopereranno come strumento per realizzare novità internazionali. Quindi non basta realizzare maggiore democrazia all'interno del proprio Stato, maggiore uguaglianza sociale all'interno del proprio Stato, benvenuti sia l'una che l'altra, ma non basta se rimaniamo all'interno dello Stato nazionale, bisogna orientarci verso lo Stato sovranazionale. Ma attenzione, non così uno Stato sovranazionale, come dire, utopistico, generico, vago, sentimentale nei suoi contorni, no. Uno Stato, un largo Stato, per costruire un largo Stato federale, il quale disponga di una forza armata europea. Guardate la lungimiranza di questo, insomma. Ecco. La storia poi
ci ha dimostrato che proprio su questo il progetto europeo si è sempre rifatto. Nel 1954 la CEDE, la Comunità Europea di Difesa, fu bocciata dal Parlamento francese, e da allora non è più tornata come argomento di attualità, e fu bocciata dai socialisti francesi in nome del pacifismo, nobilissima aspirazione degli uomini. Ma si disse pace nel parabello, insomma, ecco, non è. Quelli che sono luoghi comuni, vedete, a volte noi ci ironizziamo sopra, pensiamo che siano banali, ma se sono luoghi comuni è perché evidentemente sono stati resi tali dalla condivisione di milioni di persone di tante generazioni. Bisogna difendere anche la pace con strumenti forti. Non si può affidare la pace soltanto a un pacifismo irenico snervato ed esangue e pronto ad ogni compromesso, altrimenti avremo la ripetizione eterna di Monaco 38. E aveva ragione Cerci da dire: dovevano scegliere tra la pace e il disonore, hanno scelto il disonore. Dovevano scegliere tra la guerra e il disonore, hanno scelto il disonore e avranno pure la guerra. Ecco, quindi il pacifismo è una nobile aspirazione, ma la pace va difesa. Quindi uno Stato federale che disponga di una forza armata al posto degli eserciti nazionali, che spazi decisamente le autarchie economiche, quindi integrazione delle economie, che abbia un organismo sovranazionale di controllo delle legislazioni nazionali, una Corte Suprema Europea, che individuano gli strumenti anche, non soltanto l'obiettivo così fumoso e suggestivo, ma anche gli strumenti per arrivarci. Quindi organi e mezzi sufficienti per far eseguire nei singoli Stati federali le sue deliberazioni, dirette a mantenere un ordine comune. Quindi è questa la bellezza di questo documento, che nasce in una piccola isola sperduta, da parte di tre personaggi privi di ogni forza concreta, ma dotati di intelligenza e passione, che si proiettano nel tempo facendosi carico delle esigenze e delle attese di milioni di uomini. Questa parte è straordinariamente bella e moderna. Per fare che cosa? Poi, ecco, terzo capitolo, per fare che cosa? Quali sono gli obiettivi che questo Stato federale europeo dovrà cercare di realizzare? E qui il discorso può essere condiviso o meno, ma sicuramente è stringente e ben argomentato. L'uso, come dire, sociale della proprietà privata. La proprietà privata non può essere abolita. E qui sentiamo il punto di arrivo dei tanti discorsi. Io dicevo prima che si trovarono a Ventotene personaggi di vario orientamento politico, comunisti, socialisti, repubblicani, ex comunisti, pentiti, gillini, insomma. Bene, la proprietà privata non può essere semplicemente abolita. Non possiamo arrivare a una statizzazione così insulsa. La statizzazione generale dell'economia è stata la prima forma utopistica in cui le classi operaie si sono rappresentate la loro liberazione, ma una volta realizzata a pieno non porta allo scopo sognato, bensì alla costituzione di un regime in cui tutta la popolazione è asservita alla ristretta classe dei burocrati gestori dell'economia, come è avvenuto in Russia. E si sente, penso, l'eco delle riflessioni di Altiero Spinelli, che proprio su questo aveva rotto con il Partito Comunista d'Italia. E dunque non possiamo dimenticare il diritto che ognuno ha a estrinsecare se stesso anche nel campo dell'economia. Le forze gigantesche di progresso che scaturiscono dall'interesse individuale non vanno spente nella morta agora della pratica routinière per trovarsi di fronte al problema poi di resuscitare lo spirito di iniziativa. Queste forze vanno esaltate ed estese, offrendo una maggiore possibilità di sviluppo. La proprietà privata deve essere dunque
limitata, corretta, estesa, caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio. Bisogna creare una proprietà privata che sia inserita però in un contesto sociale, un po' come poi verrà scritto nella nostra Costituzione, stavo per dire scritto soltanto, ma insomma è già importante che sia scritto. Non si possono lasciare ai privati le imprese fondamentali. Ecco, ci sono dei settori di attività, le industrie siderurgiche per esempio dicono loro, che devono essere controllate dallo Stato. Bisogna procedere a nazionalizzare alcuni settori, soprattutto industrie minerarie, grandi istituti bancari, industrie degli armamenti. Ecco, la funzione sociale della proprietà e il compromesso, quello che poi sarà per tanti versi il compromesso Renano. Una riforma agraria che passando la terra a chi la coltiva aumenta il numero dei proprietari, una riforma industriale che estenda la proprietà dei lavoratori nei settori non statizzati con la gestione delle cooperative, l'azionariato operaio, una politica scolastica che privilegi il merito dei più idonei, una solidarietà sociale, guardate che qui è estremamente lungimirante, la solidarietà sociale verso coloro che riescono soccombenti nella lotta economica e dovrà manifestarsi non con le forme caritative sempre avvilenti e produttrici degli stessi mali alle cui conseguenze cercano di riparare, ma con una serie di provvidenze che garantiscano incondizionatamente a tutti, possano o non possano lavorare, un tenore di vita decente, senza ridurre lo stimolo al lavoro e al risparmio. Ecco, il reddito universale, il reddito di inclusione, sono concetti con cui oggi facciamo i conti, ma 80 anni fa, nella piccola isola di Ventotene, ripeto, queste persone che erano state escluse dalla vita sociale, dalla vita civile, da ogni dibattito politico, proprio di questo ragionano e questo ci suggeriscono. Quindi, come vedete, strumenti estremamente moderni, estremamente interessanti e stimolanti. Il ruolo degli organismi religiosi, va evidenziato il contesto storico. Eravamo nel 941, la Chiesa cattolica era quella dei concordati che aveva realizzato nel luglio del 33 con Hitler, nel 29, febbraio del 29 con il fascismo, era la Chiesa che aveva benedetto la guerra d'Africa, quindi era quella Chiesa che nulla di ufficiale aveva fatto per affrontare il dramma immenso e infinito della Shoah. Ebbene, in questo contesto che non faceva immaginare sviluppi successivi così interessanti nell'ambito del cattolicesimo, si diceva, ma questo penso che abbia un valore assoluto, il concordato andrà senz'altro abolito per affermare il carattere puramente laico dello Stato e per fissare in modo inequivocabile la supremazia dello Stato sulla vita civile. Lasciamo da parte questa ultima sottolineatura, il primato dello Stato nella vita civile, è però il concordato non ha ragione di esistere all'interno dello Stato democratico. Il concordato è lo strumento con cui la Chiesa, più o meno legittimamente, cerca di difendere i propri interessi quando è minacciata da uno Stato antidemocratico che tenta di soffocare. Ma in uno Stato democratico in cui c'è libertà per tutti, non riesco a capire perché qualcuno deve essere più uguale degli altri, insomma, e deve avere una garanzia supplementare. Quindi tutte le credenze religiose dovranno essere ugualmente rispettate, ma lo Stato non dovrà più avere un bilancio dei culti. È interessante. Anche il superamento dell'ordinamento corporativo per affermare il primato della politica, e questo è interessante non tanto e non solo nei confronti dell'ordinamento corporativo, parentesi, qualche volta bisognerebbe domandarsi quanto della ideologia corporativa è passata nella Costituzione nostra e nella politica dell'Italia repubblicana, ma
questa è una parentesi. Ma è interessante qui nel documento di Colorni, Rossi e Spinelli l'affermazione del primato della politica. Deve essere la politica, non i sindacati, a affermare le scelte generali della nazione, perché i sindacati rappresentano lecitamente e legittimamente gli interessi dei sindacalizzati, non possono rappresentare gli interessi nazionali. Ai sindacati spetteranno funzioni di collaborazione con gli organi statali, incaricati di risolvere i problemi che direttamente li riguardano, ma è sensato da escludere che ad essi vada affidata alcuna funzione legislativa, perché risulterebbe un'anarchia feudale nella vita economica, concludentesi in un rinnovato dispotismo politico. Si discute, certamente, ma il primato e il compito di legiferare tocca ai parlamentari, al Parlamento, in quanto espressione della volontà nazionale. I sindacati possono collaborare in un momento precedente, ma non attribuirsi l'ultima parola. Se pensiamo che in Italia sono caduti i governi per sciopero, insomma, possiamo vedere. Quali soggetti dovranno realizzare questo progetto così ampio, suggestivo ed ambizioso? Perché le idee, si sa, camminano sulle gambe degli uomini. E quali saranno queste gambe? Quali saranno questi uomini? Quali saranno queste forze? Anche qui l'analisi è molto lucida e ricca di spunti interessanti. Il principio secondo cui la lotta di classe deve essere l'elemento decisivo va accantonato perché la lotta di classe non è unificante, è divisiva. Pensate, voglio fare un esempio per stabilire quanto è vero questo concetto. Pensate all'occupazione delle fabbriche nel settembre del 1920, momento rivoluzionario? Assolutamente no, anzi momento di declino e riflusso della rivoluzione, perché nel momento in cui la rivoluzione si chiude nelle fabbriche, ha già perso, non coinvolge gli altri, non coinvolge la città, non coinvolge le campagne, è chiusa nelle fabbriche. La lotta di classe può servire, è servita a creare una coscienza, e quanto è servita, ma si converte in uno strumento di isolamento del proletariato quando si imponga la necessità di trasformare l'intera organizzazione della società. Gli operai, educati classisticamente, non sanno vedere che le loro particolari rivendicazioni. Questa politica non riesce a fare presa su nessun altro strato fuorché sugli operai, i quali così privano le altre forze progressive del loro sostegno. Quindi vedete, siamo sempre alle prese con gli stessi problemi. Bisogna creare obiettivi larghi e capaci di coinvolgere forze diverse. Non ci si può cristallizzare sul proprio obiettivo, sul proprio particolare scenario preferenziale, che sarà ottimale, sarà bellissimo, ma è il proprio, soltanto il proprio. Bisogna coinvolgere su piattaforme comuni quanto più possibile coinvolgenti, appunto. Quali forze politiche? I comunisti, ma sono i migliori per quanto riguarda la lotta contro la tirannide, contro il fascismo, i più efficienti, i più organizzati, nessuno ne dubita. Nelle crisi rivoluzionarie sono più efficienti dei democratici, e però sono anche i meno spendibili per una causa unificante, non solo perché si richiamano solo, siamo negli anni 40, si richiamano solo e soltanto all'idea della lotta di classe, ma sono tanto organicamente legati allo Stato sovietico da non poter essere credibili. Nel 41 ancora si chiamava Partito Comunista d'Italia, non italiano, d'Italia. La differenza è sostanziale. Dire d'Italia vuol dire che esiste un unico partito comunista sovranazionale, di cui quello italiano è una sezione. E dai rapporti di forza è chiaro che il comunismo
nel senso complessivo del termine, è quello della Chiesa Madre di Mosca, insomma. Quindi hanno sempre bisogno di nascondersi, diremmo noi, dietro un papa straniero, perché non possono presentarsi con la loro faccia, con il loro simbolo, con il loro progetto. Li si accusa facilmente e giustamente di essere al servizio di interessi altrui. E allora chi una situazione dove i comunisti contassero come forza politica dominante significherebbe non uno sviluppo in senso rivoluzionario, ma il fallimento del rinnovamento europeo. Un vero movimento rivoluzionario dovrà sorgere da coloro che hanno saputo criticare le vecchie impostazioni politiche, dovrà collaborare con le forze democratiche, con quelle comuniste certamente, con quanti cooperano alla disgregazione del totalitarismo, senza lasciarsi irretire dalla loro prassi politica. Quindi dalla schiera crescente dei simpatizzanti deve attingere e reclutare nell'organizzazione del partito coloro che abbiano fatto della rivoluzione europea lo scopo principale della loro vita. Qui c'è una certa retorica umanistica anche della vita politica, ma insomma fa parte anche questo del colore dell'epoca e dello scenario storico a cui facevo riferimento. E comunque due gruppi sociali decisivi, la classe operaria e i ceti intellettuali. La prima è quella che meno si è sottomessa al totalitarismo, è la più pronta a riorganizzare le proprie figli. Gli intellettuali, soprattutto i più giovani, sono quelli che si sentono spiritualmente soffocare e disgustare dal regnante dispotismo. Ecco, qualsiasi movimento che fallisca nel compito di unire queste forze è condannato alla sterilità, perché se il movimento di soli intellettuali è privo di forze di massa, che sono ovviamente necessarie. Se poggerà solo sulla classe operaria sarà privo di chiarezza di pensiero che non può venire che dagli intellettuali. Quindi, come vedete, è un discorso argomentato nei quattro capitoli in modo assolutamente lucido e organico: la storia, le finalità, le strutture, gli strumenti. Ecco, è un manifesto organico e completo. A questo punto, 80 anni dopo e dopo tanti decenni di discorsi sull'integrazione europea, è chiaro che la domanda è in quale misura questo progetto è stato preso in considerazione. Diciamo in misura molto modesta. All'indomani della guerra si è realizzato lo scenario che Spinelli, Colonni e Rossi temevano, cioè si è riaffacciato lo Stato nazionale. È vero, si è cercato di costruire una struttura europea, ma è prevalsa non l'impostazione federalista di questi tre, ma quella funzionalista. Il funzionalismo che, ispirandosi agli scritti di Dante Mitrani, un economista romeno, è stato poi trasferito nello scenario politico europeo da Jean Monnet. Cioè cerchiamo, ed è un'impostazione intelligente peraltro, cerchiamo di costruire delle strutture intermedie, delle strutture economiche, come dire, dei segmenti che l'uno dopo l'altro creino abitudine all'Europa. Nel tempo, uno dopo l'altro, questi segmenti creeranno un costume europeo, un'abitudine a ragionare in termini europei. È un discorso che ha una sua validità. Il problema è che nel tempo ci si è concentrati sul segmento, sul particolare, si è persa di vista la costruzione complessiva, per cui abbiamo creato prima la CECA, poi l'Euratom, abbiamo creato i trattati di Roma, la libera circolazione, abbiamo creato poi alla fine la moneta pure, ma non abbiamo mai creato le strutture federali per creare appunto uno Stato sovranazionale. Dice giustamente, ha scritto nel 1992 Alan Milward, che l'obiettivo fondamentale dal dopoguerra in poi è stato il mantenimento, la salvezza dello Stato nazionale, non il suo superamento. E noi abbiamo creato una Unione Europea che è, ed è così finora, un'Unione delegata. Ha dei poteri nella misura in cui
gli stati nazionali delle idee con questi poteri, insomma, altrimenti non ha nessuna autorità, e l'abbiamo visto e lo vediamo soprattutto in questo nostro tempo di, come dire, di ritiro per esempio degli Stati Uniti da tanti scenari delle crisi internazionali. L'Europa non esiste, non ha una sua fisionomia. Diceva Kissinger a suo tempo che quando telefonava, quando aveva bisogno di parlare con un decisore europeo, non trovava mai il numero di telefono, non c'era un decisore europeo. Ahimè, è drammaticamente così. La crisi del 2007-2008 ha riportato ancora a maggior forza lo Stato nazionale, ma nella storia non tutto è deterministicamente disegnato. Questo è bello, la libertà che c'è nella storia di cui parlavo prima. La pandemia per certi versi ha riaperto il discorso e ha disegnato scenari di estremo interesse. Vedete, ogni epoca storica ha le sue, non sono narrazioni, diciamo i suoi scenari culturali e politici. C'è stata l'epoca dell'SFR ed è quella che si è affermata fino alla Belle Époque sostanzialmente. C'è stata poi l'epoca, diciamo, socialdemocratica, quella dei 30 gloriosi, dal 1945 al 1975, quando le idee, diciamo, keynesiane in termini generali, quelle che hanno creato e sviluppato lo Stato sociale, hanno conquistato tutti, non soltanto socialista e campo progressista, ma anche gli altri. Se li valutiamo col metro di oggi, anche De Gasperi, Schumann, Adenauer erano affascinati da questo modello. Anche i conservatori scandinavi hanno sviluppato in qualche modo lo Stato sociale, anche i conservatori inglesi. Anche dopo il ritorno dei conservatori al governo inglese, certe conquiste sono rimaste. Poi negli anni Ottanta la narrazione e lo scenario sono cambiati, le culture di riferimento sono state altre: Milton Friedman, il liberalismo, come dire, l'affamamento dello Stato, lo Stato deve essere messo a dieta, Reagan, Thatcher e via discorrendo, e questo disegno si è affermato. E il movimento progressista in genere è andato a rimorchio. D'altra parte, quando la corrente va in una direzione è difficile cercare di muoversi in senso contrario, insomma. Oggi la pandemia ha portato a riscoprire l'intervento pubblico, che è fondamentale, perché c'è bisogno di investimenti colossali nel campo delle infrastrutture, per esempio, nel campo della sanità, in tutti i settori, e questi investimenti colossali devono essere di scala anch'essa colossale, non possono essere soltanto quelli prodotti dalle disponibilità economiche di un singolo Stato. D'altra parte, l'abbiamo visto, l'Europa, bon gré, mal gré, ecco, ma si è finalmente convinta a mettere insieme le risorse. Gli Stati membri, sempre Stati nazionali sono, ma si sono convinti che devono pagare tutti per rimettere in piedi il meccanismo, che non è solo produttivo, è anche di civiltà. Bisogna unire alla moneta unica una politica fiscale unica, una politica dei diritti unica, una politica dell'accoglienza unica. Bisogna passare allo Stato federale. Ora o mai più, unirsi o perire, disse Aristide Briand nel 29. Unirsi o perire, è vero, perché di fronte a noi abbiamo la pandemia, abbiamo crisi epocali, ma abbiamo, come dire, attori di straordinario peso, le potenze del Pacifico, gli Stati Uniti, l'Europa, o agisce come soggetto integrato e veramente integrato, altrimenti non ha avvenire, neanche il più forte.
forte e più organizzato degli stati europei. La Germania può da sola venirne fuori. Quindi questo progetto di Eugenio Colorni, di Ernesto Rossi, di Altiero Spinelli è il progetto su cui l'Europa deve confrontarsi e su cui noi, ma soprattutto le giovani generazioni, debbono impegnarsi, unirsi o venire. A me sembra questa la lezione che si può trarre dalla lettura di questo manifesto. Grazie.